Il punto che viene fuori da questa osservazione, che non è solo una domanda, è anche un'osservazione, è la modernità novecentesca del fascismo, che perciò è pericoloso, perché non è la vecchia destra arcaica, ancien régime, aristocratica, è la forma che dopo, nel corso stesso della Prima Guerra Mondiale, si consolida, di una destra che vuole essere popolare e nazional-razzista al tempo stesso. E lì il segreto è il pericolo. E scopre l'importanza della autorappresentazione, del film, del cinema, della radio naturalmente, che è un veicolo potentissimo di manipolazione dell'opinione, delle coscienze, della mentalità. Conquistare il cervello delle persone, non semplicemente conservare i privilegi, questa era la vecchia destra. Contro di loro c'era il socialismo, che tentava con ben altra moralità di fare la stessa cosa, cioè di conquistare le coscienze. La leva con cui il fascismo ha prevalso, oltre alle complicità molteplici, la violenza, la corona nel caso italiano, no? Il re è il principale responsabile del ventennio, oltre a tutto questo c'è la volontà di usare la modernità in una finalità razzistica. Cito spesso un libro mediocre, assolutamente insignificante, ma a suo tempo circolante, pubblicato nel 1939 dal Partito Nazionale Fascista, un libro ufficiale, diciamo così, il primo libro del fascista si intitola. E a un certo punto, in una certa pagina, dopo un po' di preamboli, c'è scritto: tutta la politica sociale del fascismo ha come finalità la difesa della razza italiana. In queste due parole c'è la sostanza pericolosa e difficile da scardinare, per cui siamo ancora alle prese con tutto questo. Aggiungiamo però che anche regimi cosiddetti, o comunque tendenzialmente democratici, di grandi potenze, non hanno disdegnato di usare gli stessi strumenti. Questo non va mai dimenticato, perché è un po' un'abitudine difensiva e sommaria quella di fare i buoni e cattivi, no? In maniera generica. Io non posso mai dimenticare che Sacco e Vanzetti sono stati ammazzati negli Stati Uniti d'America, e aggiungiamo che il governo italiano allora non ha fatto nulla per salvarli. Direi intanto che questa notazione ultima che faceva Bellocchio mi è molto piaciuta. Aggiungiamo un piccolo dettaglio che aiuta a capire, poi arrivo subito alla domanda. Quando De Gasperi andò negli Stati Uniti dopo la guerra, pare che abbia detto, ma le fonti sono concordi: ho visto qualcosa possedendo la quale si vincono le elezioni, la televisione. Che era un uomo tutto d'un pezzo, un po' asburgico, parlava benissimo il tedesco, e era stato colpito dalla potenza di questo strumento. Perché mi piace ricordare questo punto? Perché noi siamo giustamente convinti e aspiriamo alla libertà di scelta, ma esiste un essere umano totalmente libero nella scelta? No, non è possibile, perché è ovvio che siano, i condizionamenti sono infiniti. Il potere che vuole conservare se stesso individua gli strumenti più potenti in quella direzione, che oggi sono quelli che conosciamo, ma al tempo, negli anni 20, 30, 40 del Novecento, erano certamente quegli altri, che davano un'immagine schematica, quasi da enorme pupazzo o pupo siciliano, dell'essere umano che comanda, che sta lì al potere, il quale poi è una piccola persona mediocre, tutto sommato.
Mi viene in mente, giusto perché parliamo della arte narrativa o filmica e della storia, una celebre pagina di Guerra e Pace di Tolstoi. È un libro epocale, secondo me, se uno vuole capire la storia dell'Ottocento, del periodo napoleonico, quello è il libro, anche se racconta dei fatti privati. E comunque una scena celebre di questo grandissimo romanzo è un protagonista, uno dei due grandi protagonisti, il principe Andrea, ferito per terra da Austerlitz. Hanno perso Bonaparte, si aggira a cavallo, pieno di sé. Curate questo valoroso, perché vede il principe Andrea per terra. E Tolstoi nota che Andrea, che è sdraiato, vede il cielo enorme sul piccolo Bonaparte, che gli sembra un uomo piccolissimo. Va bene. Quindi quando si parla di questi enormi pupi siciliani, no, che assuffano il potere, bisogna sempre ricordarsi che sono poi persone qualunque.